Certe cose sono come l'HIV, ce li ha nel sangue. Siamo schiavi del coraggio, sotto nuvole di fango, con i cuori sotto sbratto. Siamo svegli, segnati da un sogno che nasce da te. Saluto che sinceramente voglio rivolgere agli organizzatori e a tutti i partecipanti. Voglio rendere tutti voi il senso di una testimonianza di un impegno concreto che l'ufficio a cui appartengo ha preso e intende svolgere, perché questo appartiene ai suoi compiti. Questo impegno ovviamente riguarda anche direttamente questo territorio, perché fa parte della competenza della direzione distrettuale antimafia di Roma. È un impegno che però non può essere svolto a distanza, da lontano, perché ovviamente ha bisogno di essere alimentato nella strategia investigativa e nel concreto dipanarsi delle indagini, che sono composte da atti concreti e quotidiani, e sicuramente, per rispondere ad una sollecitazione, non possono fare a meno delle intercettazioni telefoniche e dei collaboratori di giustizia. Ovviamente io, facendo il magistrato, faccio riferimento in primo luogo alle forze di polizia che sono sul territorio e che si rapportano anche con gli organismi di investigazione interregionali o centrali, e questo è importante, importante che si raccordino loro, importante che ci raccordiamo noi magistrati. Quindi la sinergia è una sinergia che deve essere concretamente realizzata anche con le procure ordinarie a cui si faceva riferimento, intendo la procura di Latina, la procura di Frosinone, anche la procura di Velletri, che ha competenza su alcune parti del territorio vicino. E perché le procure ordinarie, che pure sono possono essere il precipitato giuridico di quella antenna sul territorio che deve esserci, sono ovviamente prese da una gran mole di affari, e quindi però possono appunto essere un importante punto di riferimento per più che trasferire, per cercare di vedere nella giusta dimensione, con il sostegno appunto della distrettuale antimafia di Roma, che deve fare questo come compito specifico, in realtà che non siano solo locali, ma che appunto siano espressione di una criminalità organizzata che certo non rimane in confini territoriali, non rimane nei paesi di origine, non rimane neppure nelle regioni di origine. Questo significa, da parte della Procura di Roma, iniziare, ma devo dire il percorso è già iniziato, si tratta di integrarlo sempre di più, questa strategia parallela e contemporanea all'indagine, sia con le procure ordinarie sia con soprattutto con la direzione distrettuale antimafia di Napoli. Ovviamente la direzione distrettuale antimafia di Napoli, tradizionalmente, seguendo l'espansione dei clan camorristici napoletani su questi territori, ha seguito anche le indagini su questi territori. Io
diciamo, posso anche parlare di un'esperienza personale, visto che prima della direzione distrettuale antimafia e uomo ha fatto parte. Quindi queste investigazioni naturalmente da Napoli si sono spostate diciamo verso nord rispetto a quel territorio. Le investigazioni che oggi Roma sta compiendo altrettanto naturalmente si spostano da Roma verso sud, in maniera che questi due segmenti di indagine in collaborazione possano massimizzare i loro frutti. Questo è l'impegno che ha preso la distrettuale antimafia di Roma e in questo appunto abbiamo il sostegno dei due procuratori di Roma e di Napoli che si trovano perfettamente in linea con l'argomento. Questo cosa, diciamo, per parlare di fatti, vi ho illustrato una strategia per farvi comprendere quali sono i fatti concreti che può produrre questa strategia. Per parlare di fatti, per esempio, la sfida per noi magistrati di Roma è quella di cercare di tradurre in una realtà giudiziaria, perché ciascuno deve contribuire diciamo alla lotta alla mafia secondo quelle che sono le proprie competenze, le proprie peculiarità, perché se ciascuno fa il suo e lo fa bene, allora il risultato finale è un risultato migliore, appunto massimizzato. Allora la sfida qual è per noi? La sfida è quella di dimostrare, far diventare realtà giudiziaria quello che un po' la realtà dei fatti può rendere. Lo sapevano tutti che c'erano, diciamo, delle forme di criminalità organizzata su questi territori, ecco, lo sapevano tutti, deve diventare una espressione giudiziaria, cioè devono diventare dei capi di imputazione e verosimilmente delle condanne per 416 bis di cellule di organizzazioni mafiose che possono essere di origine campana, possono essere di origine calabrese, insomma, che sono radicate su questo territorio secondo i parametri tipici dell'associazione di stampo mafioso, secondo il 400, diciamo, la nostra norma di riferimento, che è il 416 bis, che è una norma di riferimento che ci consente di fare indagini più pervasive e quindi più efficaci. Questo in parte è già stato ottenuto perché la Procura di Roma ha ottenuto finora una sentenza di primo grado, pende appello, quindi non è definitiva, però insomma è già un primo step e quindi mi piace ricordarlo, una sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Latina proprio per 416 bis nei confronti di capi promotori appartenenti a una cellula originariamente derivante dal clan dei Casalesi. Stiamo parlando diciamo di Pasquale Noviello, di Maria Rosaria Schiavone, la figlia di Carmine Schiavone, che non ha mai apprezzato, anzi ha apertamente e più volte rinnegato la scelta collaborativa del padre. Nel processo ha sempre dichiarato: io non ho padre, proprio a dimostrare che era qualcosa di totalmente diverso. E dicevo, quindi il Tribunale di Latina ha riconosciuto che questi due capi promotori rispetto ad altri partecipi avessero sui diversi territori Anzio, Lettuno e zone limitrofe costituito una cellula autonoma, certo promanante dal territorio di origine, ma autonoma, operante su questi territori con uno scambio di mezzi e di uomini, quindi con quella osmosi necessaria per mostrarsi molto credibile dal punto di vista criminale su questo territorio, compiere quindi reati su questo territorio, i tipici reati fine dell'associazione. Ma quindi questo
questo diciamo è un fatto, come pure sono fatti le due diciamo, ordinanze che proprio prima della, dell'estate sono state tra i mesi mi sembra di maggio-giugno sono state adottate dal Tribunale sempre di Latina la sezione misure di prevenzione ed hanno riguardato sequestri di beni di gran valore, il valore complessivo di questi beni non solo su questo territorio ma appartenente a questo clan Mallarco è stato un valore di oltre 80 milioni di euro appunto con riferimento a sicuramente esponenti di vertice di questo clan. I fratelli dell'Aquila. I fratelli dell'Aquila avevano la loro residenza qui a Formia e non era una residenza anagrafica, solo formale. Avevano deciso di trasferirsi qui, ci dice il collaboratore di giustizia, per mettersi in pantofole, questa è proprio l'espressione diciamo, che ci è stata resa dai magistrati per cercare di capire. Per mettersi in scelta che hanno fatto proprio per diciamo, sottrarsi alla tensione spasmodica degli investigatori di Napoli, scelta fatta a partire dal 2009 che poi ha prodotto diciamo, i frutti in termini di acquisti immobiliari e di investimenti di vario genere. Questo lo dico perché mi trovo perfettamente d'accordo con quanto è stato detto finora, che bisogna che tutti quanti pongano in essere azioni concrete che sono fatte appunto di fatti, di nomi e di cognomi, proprio perché le realtà qui ci sono e vanno prese nella giusta considerazione, non vanno sottovalutate, però vanno investigate seriamente, perché solo dall'indagine seria che appunto porta a questi risultati che vi ho detto, che sono risultati recenti, insomma io spero di poter dire del buongiorno si vede dal mattino, si può ulteriormente migliorare. L'impegno, ripeto, dell'ufficio cui appartengo è massimo ed è l'impegno in entrambe le direzioni. Da una parte cercare di seguire la repressione diciamo, di tutti i reati dell'associazione, dall'altra cercare di colpire l'accumulazione dei patrimoni illeciti che si sono realizzati anche su questo territorio, perché sicuramente anche questo territorio ha bisogno di investimenti, come tutto il paese, come tutti i territori, ma ha bisogno di investimenti buoni. Perché diciamo, l'investimento che fa guadagnare soltanto il camorrista, perché consente di riciclare i proventi illeciti e costituisce poi non fonte di indotto, ma ulteriore fonte di penetrazione di ulteriore attività delinquenziale, che quindi non solo innesta il virus, ma ne favorisce la propagazione.